dedicato ai vini di Puglia l'ultimo weekend di settembre, con ben 4 manifestazioni organizzate dal Movimento Turismo del Vino Puglia per celebrare uno dei momenti più suggestivi, magici e importanti della stagione vitivinicola, la vendemmia. Il programma di attività è reso possibile grazie al contributo offerto dalla misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Da 15 anni questo format offre ai giornalisti della stampa nazionale di settore un'interessante panoramica fra cantine, tradizioni antichissime, cultura enogastronomica e natura dei territori vitivinicoli pugliesi. Il vino è un comparto che sta molto a cuore alla regione e che vive un fermento non solo fisico, quello dell'uva, ma anche quello delle attività d'impresa che ovviamente vengono poste in essere dai tanti imprenditori che investono, che lavorano, che curano la propria attività. Quindi la regione è a fianco di tutti loro, sapendo che la promozione è un'attività che richiede anche cura, che richiede investimenti ingenti, e quindi si fa in parte sussidiariamente socia, partner di coloro i quali hanno qualcosa da raccontare. È un momento in cui tutte le cantine aprono le loro porte perché per mostrare proprio i processi produttivi, quindi dalla raccolta dell'uva fino alla trasformazione in vino. E questo è molto importante, soprattutto se poi lo si lega a degli eventi che hanno come filo conduttore il vino, quindi mostre d'arte, concerti, degustazioni, tutto ciò che può arricchire il fantastico mondo del vino. Io credo che il Nero di Troia della Downy in questo momento sia da sviluppare ancora, perché è un vino modernissimo. Poi c'è la versione più semplice, più leggera, che riguarda la zona di Lucera, che è il Caccio e Mitte, che anche lui ha dignità proprio per questa visione legata alla bevibilità. È molto importante, io credo che questo sia un grande segreto. E poi un vino diverso. Realmente, quando assaggi un Nero di Troia di queste zone, come anche se assaggi un Nero di Troia più meridionale della Puglia, non ha nulla a che fare con i vari vitigni internazionali, i vari Cabernet, Merlot che ci sono un po' dappertutto in Italia, e ovviamente non ha nulla a che fare con gli altri autoctoni, quindi è un vino di grande personalità. Qui in Daunia ha una personalità sua particolare.